Finanziaria e bilancio in aula. Stati generali dello sport. Nelle sedute del 28, 29 e 30 aprile, l'Assemblea ha esaminato finanziaria e bilancio della Regione Piemonte. Il 28 il Consiglio regionale ha inoltre discusso e bocciato due documenti per la difesa dell'ospedale San Luigi di Orbassano e nella pausa dei lavori ha ricevuto una delegazione sindacale della città metropolitana. Il dibattito sugli emendamenti è proseguito anche nella seduta del 29, con una pausa per la riunione della prima commissione e per ricevere i rappresentanti sindacali degli addetti alle pulizie nelle aziende sanitarie regionali. La legge finanziaria è stata approvata a maggioranza nella seduta del 30 aprile. In copertina. Il Consiglio regionale si è riunito anche in serale il 28, 29 e 30 aprile per esaminare la finanziaria e il bilancio della Regione. Tra gli obiettivi di esecutivo e maggioranza, il pagamento dei debiti pregressi, la riduzione del deficit, la vendita del patrimonio immobiliare e la programmazione dei fondi europei per rilanciare l'economia piemontese. Critiche le opposizioni che nei numerosi emendamenti hanno sottolineato la mancanza, tra gli obiettivi delle norme, di strategie di lungo periodo. Si è insediato a Palazzo Laskers il Comitato Esecutivo degli Stati Generali dello Sport, organismo recentemente istituito per diffondere le pratiche sportive e i corretti stili di vita. Il Consiglio regionale è capofila del progetto, che coinvolge tre assessorati, sanità, sport e istruzione, e punta sulla pratica sportiva quale strumento per prevenire le malattie e contenere la spesa sanitaria, anche a fronte del progressivo invecchiamento della popolazione. Il Presidente del Consiglio regionale con i capigruppo e il Vicepresidente della Giunta, nella pausa dei lavori d'aula sulla finanziaria, hanno ricevuto due delegazioni sindacali. Una della città metropolitana di Torino, alla quale è stata annunciata la volontà della Giunta di ricollocare il personale in tempi brevi e riordinare le funzioni delle province. A quella degli addetti alle pulizie nelle aziende sanitarie è stata assicurata l'attenzione della Quarta Commissione Sanità, che si riunirà la prossima settimana con gli assessori competenti per discutere dei problemi presentati.